Oggi, prima di iniziare con l'episodio, ho famo strano. Devo chiedervi una cosa. Nei prossimi giorni potrei avere bisogno del vostro aiuto. Quindi, se c'è qualcuno tra voi interessato a darmi una mano con un progettino, me lo scriva sotto nei commenti. Ma bando alle ciance e partiamo! Quando siamo adolescenti, spesso ci sentiamo ripetere che dobbiamo crescere, dobbiamo maturare. Ma questo, all'atto pratico, che cosa significa? Biologicamente, il termine maturazione a che cosa corrisponde? Ciao a tutti, io sono Luigi Pio, mi occupo di divulgazione scientifica qui su YouTube. Lo sapete, spesso vi racconto delle storie connesse con il nostro cervello, con quello che noi abbiamo in testa. E in effetti, un po' di tempo fa vi avevo promesso che avremmo iniziato ad indagare sul cervello degli adolescenti, per vedere cosa succede effettivamente nella nostra testa durante quel periodo. Prima di entrare nel vivo di questo video, però, dobbiamo rinfrescarci un po' la memoria su alcuni concetti di biologia. Sicuramente la prima cosa che dobbiamo rivedere sono i neuroni. Quando parliamo di un neurone, ci stiamo riferendo ad un tipo di cellula presente all'interno del nostro sistema nervoso, senza il quale tutto quello che noi facciamo, dall'azione più semplice a quella più complessa, avrebbe senso. Ma adesso entriamo un pochino di più nello specifico e vediamo effettivamente come è costruito un neurone. Il neurone è composto innanzitutto da un corpo cellulare, definito soma, all'interno del quale si trova il nucleo, la parte centrale della cellula. A livello del soma abbiamo tutti i rametti che partono e che si dirigono verso l'esterno, i dendriti. Sono questi rametti che permettono la comunicazione con le altre cellule, sono cioè il posto dove avvengono le sinapsi. Abbiamo poi l'assone, un altro ramo, molto più lungo e molto più spesso rispetto ai dendriti. L'assone però ha una caratteristica importantissima, ovvero è un ottimo conduttore. Cosa significa? Molto semplicemente permette a un impulso nervoso di poter viaggiare molto tranquillamente da un lato all'altro di un neurone e quindi da un lato all'altro della cellula. In più, il passaggio di questo impulso è un passaggio molto veloce e questa peculiarità, questa caratteristica dell'assone è dovuta soprattutto alla presenza di una guaina. Avete presente un cavo elettrico nelle nostre case? I cavi elettrici che portano la corrente? È esattamente la stessa cosa, solo che nel caso di un cavo elettrico la guaina è fatta di plastica, mentre invece, per quanto riguarda la guaina che ricopre l'assone di un neurone, beh, si tratta di una guaina di mielina. Una differenza importantissima rispetto però ai cavi elettrici che dobbiamo tenere a mente è che la guaina di un assone non è uniforme. Cosa significa? Beh, significa che durante tutta la lunghezza dell'assone, a livello della guaina, esistono dei piccoli spazi vuoti. E non vi preoccupate, di questo ne ragioneremo in futuro. La cosa infatti che cercheremo di vedere, non lo faremo in questo video, sarà capire il perché dell'esistenza di questi vuoti e quindi del perché a livello dell'assone esiste un pezzettino di guaina, del vuoto, un pezzettino di guaina, del vuoto e così via. Quello che voi vi starete chiedendo a questo punto è perché io vi abbia ricordato, vi abbia raccontato tutte queste caratteristiche. Beh, perché ci serviranno a capire un po' di cose che ci racconteremo oggi. La maturazione del nostro cervello, lo sviluppo del nostro cervello, inizia già in tenera età, ovvero quando siamo ancora bambini. Nell'età della fanciullezza, in tenera età, infatti, noi abbiamo una capacità di apprendimento che è nettamente superiore a quella che poi abbiamo durante la vita adulta. Ora voi sicuramente vi starete chiedendo il perché di questa cosa. Beh, la risposta è molto semplice, perché il cervello di un bambino cresce davvero molto velocemente. Pensate che in media il cervello nel primo anno di vita passa da un peso di 300 grammi ad una media di 900 grammi. Questo quindi significa che il cervello durante il primo anno riesce a triplicare nel proprio peso. Pensate addirittura che poi all'età di 10 anni il cervello ha raggiunto già il peso massimo che manterrà poi anche durante la vita adulta, un peso che si aggira intorno ai 1400 grammi per i maschi e intorno ai 1250 grammi per le femmine. Uno dei motivi per i quali avviene questa crescita è l'aumento di connessioni tra i dendriti. Li ricordate? I rametti dei quali parlavamo prima. In più, un altro fenomeno che dobbiamo considerare durante il momento della crescita, quindi dello sviluppo del nostro cervello, è la mielinizzazione, molto semplicemente la formazione di mielina, quindi della guaina, intorno agli assoni dei neuroni. L'ultimo fattore da considerare è la formazione di un altro tipo di cellula, ovvero delle cellule gliali.
delle cellule che servono per rafforzare tutto l'apparato, per mantenere quindi la struttura in maniera salda. Tutto questo dà vita a qualcosa di straordinario, ovvero al fatto che nel cervello di un bambino in media esiste il 40% in più delle sinapsi, quindi delle connessioni tra le cellule, rispetto ad un cervello di tipo adulto. Tutte queste connessioni che si formano nel cervello infantile, però, badate bene, sono delle connessioni di tipo eccitatorio, ovvero molto semplicemente possiamo immaginarle come delle connessioni positive, a fianco delle quali possiamo mettere un simbolo più, un simbolo positivo. Esistono comunque delle connessioni di tipo inibitorio, ovvero delle connessioni vicino alle quali possiamo mettere un segno negativo, un meno. Questa che noi abbiamo visto quindi è una capacità enorme del cervello infantile di acquisire delle informazioni, perché sì, stiamo parlando di una capacità straordinaria, una capacità che però col tempo si perde. Potremmo pensare che la perdita di queste capacità sia controproducente per il nostro organismo. In realtà è proprio il contrario. Mantenere questa capacità non avrebbe alcun senso e vediamo il perché. Noi, come esseri umani, utilizziamo delle capacità e delle conoscenze che si vanno a consolidare nel tempo e per avere queste capacità, queste conoscenze così consolidate, abbiamo bisogno di un cervello che, in buona misura, sia diverso da quello di un bambino. Il cervello di un bambino, proprio per questa sua caratteristica di riuscire ad apprendere tantissime cose dall'esterno, deve avere una peculiarità particolare, ovvero deve avere un'ottima comunicazione tra le diverse aree cerebrali. Questo cambiamento, quindi, tra un cervello infantile e un cervello della vita adulta avviene proprio durante il periodo dell'adolescenza. Quello che spesso noi facciamo è pensare che i neuroni agiscano singolarmente e in parte può essere anche vero se consideriamo una singola connessione, quindi una singola comunicazione tra un neurone e un altro, ma in realtà le cose all'interno della nostra testa, beh, non stanno proprio così. Tutte le nostre funzioni cognitive dipendono infatti dalla comunicazione che si viene a generare, che si viene a creare tra gruppi di neuroni che si trovano nelle zone più disparate, più distanti all'interno della nostra corteccia, quindi molto banalmente all'interno del nostro cervello. Questi gruppi neuronali hanno un termine specifico che in scientifichese noi chiameremo ensemble neuronali. Questa, badate bene, non è una parolaccia, ma è semplicemente un termine che si riferisce ad un gruppo di neuroni che agiscono insieme, ovvero, in termini scientifici, scaricano contemporaneamente in un determinato periodo di tempo e soprattutto si trovano in una zona più o meno estesa del nostro cervello. In buona misura possiamo affermare che la maturazione cognitiva che avviene durante l'adolescenza, quindi nel periodo di transizione tra l'età infantile e l'età adulta, è strettamente collegata con la creazione di connessioni che sono sempre più rapide, più specifiche e soprattutto più efficienti tra i diversi gruppi di neuroni e quindi per riflesso tra diverse aree del nostro cervello. Per far sì che tutto ciò avvenga però è importante che vengano rispettati due requisiti. Il primo è che deve esistere una connessione rapida e efficiente, molto semplicemente una connessione stabile. Per capire questa cosa della connessione, pensate al wifi che noi abbiamo a casa. Quando la connessione non è stabile e quindi quando la connessione non va come si deve, non riusciamo a fare tutte le nostre cose correttamente, esattamente quello che succede a livello dei nostri neuroni. Il secondo aspetto da considerare, che forse è anche quello più importante, è che la trasmissione dell'impulso e quindi la connessione avvenga solamente tra le cellule e di conseguenza i neuroni interessati e non vada quindi ad estendersi a tutto il nostro cervello. Se così non fosse, anche per l'azione più banale, avremmo uno stato di iperccitazione del nostro cervello. Proprio come succede durante una crisi epilettica, infatti, noi potremmo avere uno stato di eccitazione eccessivo che potrebbe causare anche dei gravi problemi ai diversi tessuti del nostro sistema nervoso. La domanda che ci sorge spontanea a questo punto è: come facciamo a rispettare queste due regole? Per rispettare la prima regola è molto semplice e dobbiamo riprendere il concetto di guaina mielinica degli assoni. E infatti la formazione, quindi la creazione di questa guaina mielinica intorno all'assone del neurone che permette lo stabilirsi di una connessione molto stabile e di conseguenza molto rapida e molto efficiente. Per quanto riguarda invece la seconda regola e quindi evitare questo stato di ipereccitazione, abbiamo bisogno di neuroni inibitori, ovvero di neuroni che facciano delle connessioni inibitorie.
Ricordate quelle di cui abbiamo parlato prima? Quelle con il segno meno? Proprio quelle. Questo tipo di cellule vengono definiti interneuroni e utilizzano come neurotrasmettitore, quindi come molecola per comunicare con le altre cellule, il GABA, ovvero l'acido gamma-aminobutirrico. Una cosa da considerare è che la maggior parte dei neuroni presenti all'interno del nostro cervello sono di tipo eccitatorio e, per le loro caratteristiche, per la loro struttura, vengono definiti neuroni o cellule piramidali. Gli assoni delle cellule piramidali hanno la caratteristica di riuscire ad estendersi in zone anche molto lontane del nostro cervello e addirittura in alcuni casi riescono a proiettarsi anche verso l'esterno, cioè vanno all'esterno del nostro cervello. Pensate per esempio al midollo spinale. Questi neuroni piramidali cosa possono fare? Ve lo mostro qui a fianco. Possono estendersi ad altri neuroni eccitatori. Questi a loro volta creano una vera e propria cascata e vanno ad attivare altri neuroni. Tuttavia, un impulso di un neurone piramidale, quindi di un neurone eccitatorio, può arrivare anche ad una cellula inibitoria, ad un neurone inibitorio. In questo caso, l'unica cellula che si attiverà sarà il neurone inibitorio e la cascata non potrà andare più avanti. Tutto questo per fissare due cose in mente. Uno, che la formazione di mielina è importantissima per stabilire delle connessioni efficienti. Due, abbiamo capito come l'azione dei neuroni inibitori sia importante per la maturazione del nostro cervello. Questi due processi, per rispondere quindi alla domanda di partenza, maturano soprattutto durante l'adolescenza, sono molto più presenti durante il periodo dell'adolescenza nel nostro cervello, anche se non sono esclusivi dell'adolescenza, ovvero si possono verificare anche in altri momenti della nostra vita. Durante la nostra adolescenza, quindi, lo avete capito, ci troviamo di fronte ad un momento cruciale della nostra vita, soprattutto per due motivi. Il primo è che aumenta la nostra sintesi cognitiva. Il secondo è che prendiamo coscienza in maniera sempre maggiore della realtà che ci circonda. E questi due fattori ci serviranno per costruire una nostra identità personale, un'identità che ci porteremo poi durante il corso della nostra vita. Grazie se siete arrivati alla fine di questo video. Lo so, siamo scesi molto nel particolare, ma era importante capire a livello biologico cosa succede nel nostro cervello durante l'adolescenza. Vi ricordo come al solito, se non siete iscritti al canale e volete supportare questo progetto, potete cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanellina. Ma mi raccomando, impostate la voce notifiche su tutte. In questo modo vi arriveranno le notifiche di tutti gli episodi caricati su questo canale. Fermiamoci qui, spero solo di essere stato chiaro. Grazie e ci rivediamo ad un prossimo episodio. Ciao!